Allora, eccoci qua, Civ TV, siamo con Luca Faso, che è tecnico MUPO, nome misterioso, non svegliamo, sapremo forse un giorno cosa vuol dire, e siamo qua, qui siete al lavoro con un po' di sospensioni, avete da fare, dentro ci sono i turni, raccontaci un po' com'è la vostra presenza, che combinate. Sì, siamo qua a supportare il nostro team, che però è un campionato italiano, ci aiutiamo nel nostro punto della moto e ci aiutiamo nel nostro punto delle sospensioni. Chiaramente ora fa giusto le sospensioni sulle moto perché siamo con turno d'altro di prove di moto generati, facciamo revisione, abbiamo volte, interventi sull'idraulica, interventi vari di questo punto. Se potessi riassumere, quali sono le tre cose più importanti in una sospensione? Una sospensione buona da una cattiva, per esempio, quali sono i tre elementi caratteristici? Forse due, la sospensione è fatta principalmente in due parti, una elastica, cioè la molla, e una la parte idraulica, ovvero smorzante, diciamo. E la prima serve per la messa a punto della moto, del funzionamento della moto, della distribuzione dei carichi, delle cose per fare la sospensione. La seconda serve per smorzare l'energia presente nelle sospensioni e per controllare i movimenti della moto. Per cui ambe due devono essere bilanciate per un buon funzionamento della moto. Quindi in base voi fate due cose, il settaggio, no? per quanto a seconda delle vostre necessità, e la manutenzione. Quanti team seguite? Ma avremo una quindicina di piloti supportati direttamente, più qualche altro pilota o team che diciamo si gestisce da solo, qui eventualmente diamo soltanto la mano in caso di problemi o per revisioni. Io ho visto che qui c'è un PC, volevamo sapere se ci facevi vedere, ci spiegavi tutti quei grafici che abbiamo visto lì, a che cosa erano dovuti. È possibile vedere qualcosa o è un segreto? No, non è un segreto. Questo è un tracciato della posizione dati di un pilota che è girato stamattina e tramite la posizione dati possiamo controllare il lavoro delle sospensioni e questo ci aiuta per una migliore messa a punto. Anche se i piloti sono tutti dentro e voi sospensioni qui quasi non ne avete, qualcosa da fare c'è sempre, magari ci vuoi spiegare cosa sta combinando Lorenzo? In questo caso Lorenzo sta intervenendo sulla forcella del pilota della 600 stock e sta cambiando una molla. Noi ti ringraziamo ovviamente da parte di CIV e da parte di tutti i piloti che assistete e vi diamo appuntamento alla prossima volta, insomma, magari con qualche molla in più da smontare anche per Lorenzo.